Geniale. Allora, oggi sono qui per fare gli squishy con lo squisher. Mi vedete in un'altra postazione perché sono, diciamo, nel piano superiore di casa mia, nei corridoi, perché non so se mandano odori o reazioni strane, e allora ho preferito cambiare e non stare in casa. Allora, cosa ci serve per fare gli squishy? Lo squisher, ovviamente, dei bicchieri di carta per poi andare a dosare. E degli stampini in silicone. Allora, io ho preso nello specifico questo. Vabbè, ho preso altri stampi, però oggi, visto che è il primo ed è una prova, userò questo che è un fiorellino, questo che è un cuoricino, e poi farò penso un'altra colata di un altro colore di questo stampo che è una meraviglia ed è un orsetto bellissimo, veramente bellissimo. Poi vedi, io ho preso i cucchiaini per mescolare della Prochima, che mi hanno inviati loro. O altrimenti potete usare un normalissimo cucchiaino di plastica, forchetta, eccetera. Ho preso un taglierino per grattare i gessetti colorati che userò per colorare questo squisher. E poi, siccome sullo squisher c'è scritto che bisogna spennellare le formine con una crema idratante corpo, una qualsiasi crema idratante, allora andiamo a fare subito proprio questo procedimento, ovvero mettere la crema. La crema negli stampini, forse ne ho messa troppo, adesso vediamo, e andiamo a spiccicare un po' dappertutto. No, non l'ho messa troppo, forse qua l'ho messa troppo. Spennelliamo. Ok, abbiamo come dire, sì, impastato con la crema dentro. Adesso prenderò i due bicchierini e andrò a dosare in parti uguali. Io mi sono fatta un segno e farò fino a questa riga di componente A e componente B. Allora, adesso mi metto a livello del tavolo, prendo prima componente A e lo vado a mettere in questo bicchierino. Vediamo di non fare troppi danni. Allora, vediamo un po'. Arrivato più o meno lì. E poi prendo il componente B e vado a mettere la stessa quantità. Consigliano di colorare la parte A o la parte B, penso sia un po' indifferente. Io colorerò la parte A. Allora, grattugio con un taglierino del colorante. Io l'ho visto fare così su YouTube, cioè ho visto che usavano i gessetti, quindi adesso sto utilizzando un gessetto Lilla. Perché finché i due composti sono, diciamo, separati, puoi lavorarci abbastanza facilmente, mentre quando li unite avete più o meno 30 secondi di tempo prima che facciano reazione, quindi dovete subito metterli nello stampo. Prendo un cucchiaino e vado a vedere com'è la colorazione. Direi che va bene, guardate che bel viola è venuto. Ha la consistenza più o meno di un gel. Ragazze, io ho quasi paura a versare, però bisogna farlo velocissimo. Metto questo componente veloce, 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 oddio, li mischio insieme velocissimi e mettiamo negli stampi prima che esplodano, diciamo così. Ok, penso che vada bene. Prima che catalizzino, mettiamoli negli stampi. Io faccio più o meno metà e metà, eh. Fammi vedere se mi metto ancora con un cuoricino. Adesso bisogna, in teoria, aspettare che questi due gonfino. Ok, con lo stesso procedimento sto facendo un altro squisher mentre aspetto che gli altri si gonfino, insomma. Vado a mettere bene dentro.
Questo l'ho fatto, come potete vedere, azzurro, quindi un azzurrino, sarà l'orsetto azzurro. Vado a mischiare. E poi vado a versare i due, cioè il componesto, componenti composti qua, nella formina a orsetto, che è più complicata perché ha le zampine, ha più dettagli, insomma. C'è anche le Adesso. Adesso attendiamo all'incirca mezz'oretta e poi vi faccio vedere il risultato finito di tutti e tre gli squisher. Ed eccoci qua, hanno lievitato, li ho lasciati più di 20 minuti, mezz'oretta, insomma, li ho lasciati un'oretta. E adesso andiamo a tirarli fuori, vediamo come sono venuti. Iniziamo dal cuore. Oh, è carino! Allora, qua sopra è ancora un po' appiccicoso. Però direi che è abbastanza squiscioso, anche se, come avevo già letto, risultano un po' più duri rispetto ai soliti squishy. Ok, proviamo il fiorellino, andiamo a vedere il fiorellino. Quello che è, ecco, il fiorellino forse è più morbido, perché forse ne ho messo un po' troppo del cuore, non lo so. Questo però è risultato più morbido, un po' più morbidoso. 1, 2. E quello che sono curiosissima, ovvero questo bello orsacchiotto, vediamo un po'. C'è anche la crema che fa un sacco scivolare. Oddio, che puccioso! Che carino! Super carino! E poi li voglio anche decorare questi magari, quindi magari vi metto le foto di come li decoro quando sono poi più asciutti, perché adesso appunto hanno ancora la crema, quindi li devo pulire. Eccoli qua, insomma, gli squishy con lo squisher. Fatemi sapere se vi sono piaciuti, se li trovate, insomma, carini. Io li trovo molto molto simpatici. E come sempre lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e commentate i miei video. Noi ci vediamo alla prossima e spero che questo esperimento vi sia piaciuto. Ciao!